Ciao a tutti, oggi è il 18 febbraio 2017 e andiamo a incontrare Emiliano che ha appena comprato una bellissima Caponord Rally. Ci sono 14 gradi, c'è una bellissima giornata. Sono molto curioso di vedere la Caponord perché è una delle moto che mi piace di più e inspiegabilmente l'Aprilia ha deciso di non produrla più in versione Euro 4, ma staremo a vedere. È un po' diversi i guanti da quegli altri, sono grossi. Oggi sto anche testando i guanti nuovi che ho comprato invernali da Inese perché sono rimasto influenzato un'altra settimana, purtroppo non ho potuto ancora provarli. Comunque finora vanno molto bene, anche se sono un po' grossi. Anche qua ce n'è uno. Hanno rotto le palle con tutti questi autovelox. Si è proprio buttato lì anche su un muretto. Che fumo! Dovresti avere la telecamera anche tu perché io queste cose non è noto. Allora, se tu avessi la telecamera, dopo potrei fare montaggio e vedere anche certi particolari. Così dopo si sente anche il tuo parlato. Beh, io non è che dica cose interessantissime continuamente. L'ho visto, stiamo andando a passo d'uomo. Comunque avevo letto da qualche parte che costano 3.000 euro l'uno quegli affari lì vuoti. Pensa che business che c'è dietro. In questi guanti belli. Però grossi e si perde un po' di sensibilità, che sono molto imbottiti, però non si sente niente proprio il freddo. Io sono coperto anche troppo, però va bene perché c'è un po' di vento anche, non so se hai sentito prima, ma c'è un po' di ventilato. È l'1:26, siamo in perfetto orario. Bello quello lì con la freccia a destra e poi andava a sinistra. Veramente, guarda, ci sono di quei personaggi che girano in macchina. Ecco, adesso siamo arrivati a Peschiera, dovremmo trovare Emiliano. Davanti forse. Mi sa che mi cambio i guanti, Lina. Mi metto con gli altri perché ho caldo con questi. Tanto li ho portati. Però sono belli perché non si sente per niente il freddo proprio. Vuoi da bere, Lina? Anche perché adesso dovrebbe arrivare, dovremmo andare via subito. Ti sistemi, Lina, un po'. Ti entra freddo? Devo cambiarlo questo, ce n'ho un altro a casa. Che non ho capito se è il filo o se è l'attacco qua sotto che va male. Adesso mi sa che è questo qui, quella deve essere. Nessun problema, qualche minuto. No, perché abbiamo visto una Capo Nord che andava in là. Ho detto, ma non è che ce ne sono migliaia di Capo Nord? E allora ho detto, ma perché è andato in là? E invece dovevi ancora arrivare. Un'impostazione decisamente diversa rispetto alla mia. Bella. Sì, un'altra impostazione, io ho sempre avuto moto
in cui sono stato avanti così e quindi per me è strano, però è comodo. Beh, è bellissima. Ma mi era piaciuta subito, come estetica secondo me è quella più bella. Beh, sono 33 litri queste qua e quello lì è un 52, vero? E ci stanno due caschi bene lì. No, bestemmiando come in quello. Vedi come hai fatto questo qua? Quello originale della Honda, Sì. però vedi, hai fatto bene a prenderlo, perché Vedi che è quello mi spiovente. sì. Però lo schienale è comodo, perché non si è mai lamentato. Vedi che è molto indietro. Però sta spiovenza qua ti fa perdere un sacco di posto. Perché quando, per esempio, carico anche la sua valigia interna, quando la carichi, per chiuderlo qua devi sempre far fatica. Madonna, cos'è? Un aereo. Queste qua, Alina, si possono aprire anche da qua. Cioè, non serve aprire tutta la valigia, ma solo quella parte sopra. Sì, Ma voi avete le valigie? ma sono piccoline, quelle originali. Questa si apre da così. Ah, bello. Ok, qui mi ricordo. Si apre anche da così. Mi sono preso i guanti invernali, sono spettacolari. Però perdi sensibilità perché sono grossi. Però secondo me se vai via quando c'è tanto freddo ti aiutano tanto. Questo qua si stacca la parte davanti, sì? Così? Questa è stata una botta di culo. Sì, l'ho vinto a un motoraduna. Ah, vedi che viene via. Mia mor, sei ferma, mia mor. È la dentiera. Non sa che c'è più. Ecco. A un motoraduna l'ho vinto. Bello. Ma C'è una bella visione grande anche. Allora, questa qui è una drift, però ce ne sono vari modelli. La GoPro è quella più famosa, però la GoPro viene fuori troppo. Questa qui invece è molto attaccata al casco, mi piace di più. Ma volendo lo puoi mettere anche sopra, Sì. però. Volendo. Per l'estetica non è tanto bello sopra, però. Lo so, adesso intanto ce l'ho qua, dopo. A me piace che sia all'altezza degli occhi, perché la visuale è come guardare quello che vedo io, però vedi una parte del casco qua. Però vabbè. Va bene, dai, ci prepariamo e andiamo là. Allora fate strada, o se no facciamo così, il primo pezzo vado avanti io, e dopo ti dico di superare e vai avanti tu quando siamo vicino a Bardolino, va bene? Vediamo, se da qualche parte troviamo un posto. Monta lì. Mi è venuto in mente questo parcheggio qua, ho detto ci fermiamo qui. Vuoi sopra o vuoi da una parte? Sopra la vuoi? Sì, ci sta. Perché è più basso questo qui del mio.
Grazie, grazie della giornata, grazie di aver offerto. Ciao. Quasi arrivati a casa, volevo ringraziare Emiliano e sua moglie per la bellissima giornata, siamo stati veramente bene insieme con loro. Poi volevo salutare gli Svalvolati, Davide, Luca, Gennaro, Gabriele, Nick, AX e Loris.